33 partecipanti, altrettante idee che cercano chi può investire su di esse. A Genova, seconda edizione dell'evento che mette in rete startup, mondo della ricerca e investitori. Smartee fa parte delle iniziative di Smart Cap Liguria ed è stato ospitato dall'incubatore di imprese di Filse a Cornigliano. La seconda edizione, dopo una prima edizione di grande successo l'anno scorso, che era stato organizzato poi nell'ambito del Festival della Scienza. Quest'anno abbiamo replicato, ma direi che ormai è un'iniziativa che assolutamente andremo e continueremo sempre a migliorare anche nei prossimi anni. Fa parte, rientra assolutamente nella nostra attività che da 20 anni, da più di 20 anni qua a Genova svolgiamo come incubatore di impresa, sviluppo di nuove idee imprenditoriali, iniziative creative con giovani talenti, ragazzi, studenti, ricercatori che si vogliono mettere in gioco e il nostro compito è dargli tutti gli strumenti per far sì che la loro idea poi si trasformi in un'idea, un'impresa vincente. Ma in che cosa consiste questo Smartee? Questa è una competizione, quindi di fatto ci si è mossi appunto nell'ambito delle regole di una competizione e i proponenti hanno dovuto presentare un loro format di business plan, quindi descrittivo della loro business idea. Ovviamente sono stati aiutati da parte di tutti i miei colleghi, che hanno le competenze, conoscono, diciamo, le tecnicalità del piano d'impresa. Questi ragazzi sono stati aiutati, seguiti, hanno finalmente realizzato un loro piano d'impresa che ha modellato l'idea e l'ha trasformata in una potenziale idea credibile, fattibile. Hanno presentato l'iniziativa e il 31 saranno poi valutati in maniera ufficiale, i primi quattro vincitori avranno l'opportunità di andare anche alla competizione del PNI Cube, che è la competizione del sistema delle università italiane, quindi tutte idee altamente innovative e tecnologico. E con orgoglio diciamo che l'anno scorso la vincitrice della Smart Cup Liguria è stata anche una delle vincitrici rispetto alla sua categoria del PNI Cube nazionale. Quindi speriamo analogo fortuna anche a una delle nostre iniziative. Le idee sono state divise in diverse categorie. C'è di tutto, abbiamo cercato di rappresentare quelle che sono le eccellenze del territorio, quindi siamo andati dall'ICT all'agrofood, poi al biotech e ovviamente anche poi quello che è l'industrial, che rappresenta poi il cuore del nostro tessuto imprenditoriale. Quindi abbiamo pensato da questi settori che ci caratterizzano come sistema economico, ovviamente tirar fuori le iniziative e far sì che soprattutto i proponenti delle idee abbiano poi l'opportunità di confrontarsi con il nostro sistema di industria. E qui l'altro grosso lavoro che stiamo facendo è la giornata di questa. Questa giornata è un esempio, ovvero far incrociare i talenti, le idee con l'economia del territorio, economia rappresentata da industrie, rappresentata anche dagli attori locali che operano per far sì che queste iniziative abbiano successo e creare quindi un sistema di competenze, di idee, di talenti utili a. Ma in che cosa consiste l'incubatore di imprese? Visivamente sicuramente sono gli spazi logistici che mettiamo a disposizione delle aziende con tutti i servizi connessi, servizi anche multimediali, sale convegni, sale riunioni, sale di formazione, ma soprattutto è questo sistema di supporto fatto di competenze, ad esempio nella redazione del piano d'impresa, nell'accelerare relazioni con le università, con i centri di ricerca, con le aziende. E tanta, tanta, tanta formazione, accompagnamento, tutoring ai talenti che vogliono creare impresa. Le faccio un esempio: nell'ambito di questo percorso di Smart Cup abbiamo organizzato un seminario sul pitch elevator, abbiamo insegnato a questi ragazzi come presentarsi, abbiamo fatto un seminario sulla business plan, sulla business idea e quindi abbiamo dato i principi, ecco, di costruzione di una business idea. Ovviamente, oltre, diciamo, per il momento di formazione ci stanno ore e ore e ore spese con questi ragazzi a
ad accompagnarli a creare l'iniziativa. Poi, se l'iniziativa viene localizzata all'interno dell'incubatore o all'esterno, l'importante è che questa iniziativa sia fattibile. Come SmartCap abbiamo pensato anche bene ai vincitori di dare l'opportunità di essere all'interno dell'incubatore, perché lo strumento consente, accelera, favorisce soprattutto le interazioni fra le imprese, e quindi laddove un imprenditore ha già avuto successo, chiaramente possono, tutte queste esperienze possono essere facilmente trasferite a coloro che vivono quotidianamente insieme a questo imprenditore.